nuovamente per Occupy Cesaro 2, si presenta a Napoli, ci avviciniamo e vediamo la situazione. Rogue TV incontra nuovamente qui per Occupy Cesaro 2 la rappresentante di un'associazione, vogliamo dire quale? Un movimento di lotta per il lavoro presenti da oltre 14 anni, si può dire, sulla piazza. Noi abbiamo una vertenza aperta da 14 anni che rientrava fino al 2010 all'interno di un'intesa interistituzionale tra governo, regione, provincia e comune di Napoli. Noi siamo quel bacino dei precari PROS, prima progetto Isola. Certo. Stamattina siamo scesi da Piazza Medeo in corteo e abbiamo raggiunto qui la provincia di Napoli. La nostra richiesta da un anno e mezzo a questa parte è sempre la stessa, la riconvocazione del tavolo interistituzionale per riprendere a discutere della nostra vertenza, per dare finalmente uno sbocco occupazionale a chi è stato formato e qualificato per lavorare nel settore ambientale. Siamo qualificati attraverso i corsi di formazione e la work experience fatta appunto da questa intesa interistituzionale degli enti locali e nazionali, dove era prevista, diciamo, una stabilizzazione di questo bacino all'interno del settore. Sì, perché si sapeva che qualcosa si doveva sistemare in qualche modo, sì, invece poi non è, nulla è avvenuto. Nulla è avvenuto perché con la venuta della giunta Caldoro, l'assessore Nappi diceva che c'era il tavolo, il piano straordinario per il lavoro, dove come PROS siamo riconosciuti, ma diciamo, è da un anno e mezzo che questo piano è stato varato, ma però dal punto di vista concreto nulla nessuna concretezza in senso di, diciamo, occupazione e posti di lavoro. Tutto quello che ha potuto fare, diciamo, fino adesso il piano dell'assessorato Nappi è stato un'emersione dal lavoro nero, ha fatto contratti di apprendistato dove semplicemente datori di lavoro privati hanno, diciamo, contrattualizzato chi già lavorava per loro fino ad oggi a nero. Noi stiamo chiedendo il tavolo interistituzionale. Cioè, non hanno fatto altro che legalizzare quello che era tenuto nascosto. Infatti, ma per i PROS non c'è nessuna risposta concreta. Noi per questo stiamo chiedendo da un anno e mezzo il tavolo interistituzionale. Solo attraverso quell'organo, diciamo, ricomponendo quell'istituzione, diciamo, locale, attraverso poi anche il Ministero del Lavoro, si dà una risposta. Noi siamo a corrente che la settimana scorsa c'è stato un tavolo in prefettura dove si discuteva prettamente della Coppa America, al termine del quale c'è stato, diciamo, un'interlocuzione tra i vari enti in modo informale, diciamo, dove si discuteva anche minimamente del progetto PROS. L'unica decisione che hanno preso le istituzioni insieme al prefetto e alla questura di Napoli è di dire tolleranza zero a chi scende in piazza a manifestare il proprio diritto. Noi a questo non ci stiamo, da oggi per noi è guerra, cioè sono 14 anni, non è che buttiamo 14 anni di lotta nella spazzatura semplicemente perché le istituzioni hanno deciso di non darci di risposta. Noi crediamo di stare dalla parte giusta, cioè dalla parte di chi sta in piazza e lotta per il proprio diritto. Non ci stiamo né ad abbassare la testa davanti alle istituzioni, né davanti al prefetto, né davanti alla questura. Cioè, o ci danno il lavoro o sarà galera per tutti. Certo, abbiamo visto che c'è un bello schieramento di forze dell'ordine. Sì. C'è stato già qualche passeruglia? Sì, noi a Via dei Mille abbiamo subito una carica di alleggerimento dalle forze dell'ordine, dove addirittura una persona non molto giovane è stata presa a calci da un funzionario della polizia. Che dopo faccio io il nome, prendo io la responsabilità. Noi crediamo che non siano questi metodi da adottare, sì, la repressione non serve a nulla. Ci definiscono a noi violenti quando poi i veri violenti sono legalizzati dal prefetto e sono in divisa per le strade. Quindi voi sperate che oggi qualcosa accada? Noi stiamo chiedendo un incontro con il presidente Cesaro Rispoli, presidente del Consiglio Provinciale, e l'assessore al lavoro Galdieri. Sono mesi che ormai non c'è più interlocuzione con i vari enti provinciali e regionali, hanno chiuso le porte del tutto. La settimana scorsa, con quella chiacchiera che si sono fatti in prefettura, ha chiuso il discorso anche il comune di Napoli,
che sparava cose a destra e a manca dicendo che avrebbe utilizzato i cari posti nella raccolta differenziata. Non solo non si dà risposta alla città, diciamo, avviando finalmente questa raccolta differenziata e tutto quello poi che concerne la filiera, i siti di compostaggio e quindi poi le bonifiche territoriali, ma si dà anche risposta negativa a chi da anni sta chiedendo lavoro. La regione Campania è latitante, cioè l'assessore Nappi non ci riceve dal 10 luglio del 2011. Nonostante le vostre richieste. Nonostante le richieste formali. La motivazione del non incontro vi viene data e qual è? Sì, dice che non ha nulla da dirci perché c'è il piano straordinario per il lavoro. Non è colpa sua se i precari grossi non vengono collocati nel mondo del lavoro attraverso le qualifiche che ha avuto. Anzi, un incontro informale con un altro rappresentante, diciamo, di uno spezzo di movimento, ha dichiarato molto tranquillamente che per il grosso, con le qualifiche che ci sono, pensate un po' le qualifiche all'interno del settore ambientale, che serve la manutenzione in questa regione, ha dichiarato tranquillamente che non c'è possibilità di collocazione e che quindi noi ci dobbiamo affidare alla sorte. Noi non ci affidiamo alla sorte per nulla, noi siamo abituati a lottare e a prendere di petto la nostra controparte. Quindi oggi, se nulla si riesce a ottenere di concreto, oggi che cosa è la vostra direttiva, cioè che cosa pensate di fare per poter riuscire finalmente ad ottenere qualcosa? Noi continueremo a stare in piazza, nelle varie forme, a volte forme un po' più accese, a volte forme un po' più tranquille, ma per noi la lotta non si ferma ad oggi. Torno a ripetere, sono 14 anni, ma non ci fermeremo assolutamente. Il nostro obiettivo è il tavolo interistituzionale. La nostra controparte o capisce che è il momento di dare risposta a chi sta in piazza, al movimento dei disoccupati organizzati, o si prenderà le responsabilità e significherà che dovrà aprire le porte dei carceri sia femminili che maschili. Qualsiasi accadimento. Noi ci auguriamo che ciò non avvenga. Abbiamo ascoltato te che sei una rappresentante giovane. Vedo che ci sono delle signore, mi permetto di dire un pochino meno giovani. Io sono nonna. Di lei. Sono la nonna del movimento. Allora, la nonna del movimento Bros, che cosa ci dice? Perché sicuramente c'è una visione anche diversa da chi ha una serie di aspetti e chi magari ne ha vissute un pochino in più. Sì. Niente, siamo stanchi di essere presi in giro da queste gentaglie, anche se oggi a livello nazionale e internazionale di quello che sta succedendo e ancora di più, noi che stiamo da 14 anni, io mi sono invecchiata a tutto questo. Una cosa me lo volevo dire. Certo. La compagna prima diceva, in quella carica di alleggerimento, che non una sola donna è stata presa a calci. La cosa più brutta e più infame, cosa che io con le mie responsabilità, mi chiamo Tracciano Antonietta, consiglio di Acerra, ognuno fa il suo lavoro, chi lo fa in un modo e chi lo fa. Certo. Allora, un poliziotto che sta in piazza e deve fare tra virgolette il suo dovere è una cosa, ma parlare molto volgarmente vicino alle donne, prenderle a calci o per i capelli, questo noi non lo accettiamo. Diciamo che non rientra proprio nel compiti dei poliziotti. È uno. Per quanto riguarda il sindaco De Magistris, si è fatta una bella campagna elettorale sulla fame, sui problemi di Napoli e Bologna. Oggi ha girato pagina. È anche giusto che si parli pure l'America scappa, America scappa. Ca, ci morimmo e fa. Ci sono delle priorità. Ci sono delle priorità. Ca, ci abbiamo figli. Non ci potremmo comprare scarpe, non ci possiamo comprare i libri. Che poi, tra parentesi, è un obbligo per andare a scuola. Certo. È un obbligo. E ci limitiamo a non dire altre cose, non curarci, non ci possiamo curare, il danno della sanità è molto... Allora, l'ultimo tavolo che è stato fatto interistituzionale, che nessuno si è andato lì, è stato il 26 luglio dell'anno scorso. Questo tavolo è rimasto aperto, questo tavolo interistituzionale, non è che si è chiuso i battenti. Certo. Dice non c'è più niente, si è scarupato Napoli, l'hanno chiuso loro per le solite clientele. Fino a un poco di tempo fa io mi assumo sempre le mie responsabilità, si pigliavano in mazzetta. Oggi lo sa che cosa prendono, che cosa chiedono?
quando fanno la vendita dei posti di lavoro. Portami due coperte di San Leucio, oppure portami due candelieri d'argento. L'arredamento per le case. Perché sui soldi ci può stare la firma, oppure ci può dire. Invece quello è un regalo, questo stanno facendo. Noi certamente anche a queste cose non arretreremo. Alla pessa dei carceri. Noi siamo disposti anche ad andare in carcere, perché una via d'uscita non c'è. Se non c'è un lavoro, la via d'uscita non c'è. L'ultima cosa e poi finisco. Escono per televisione e parlano di legalità. Sono d'accordo, innanzitutto siamo d'accordo, perché noi nelle nostre sedi di appartenenza, innanzitutto la legalità. Con qualche giovane che ha avuto dei problemi di tossicodipendenza, oppure qualche problema, mi ha fatto un recupero. Proprio mettendo in atto però la legalità. Non è che noi usciamo per televisione. Parlando della legalità, gli ha da scambi, perché là stanno 500 euro a settimana per campare. Questo è quello che stanno facendo. Ci stanno buttando nelle braccia della camorra. Questo stanno facendo. Certo. Quindi voi sperate che se loro danno una serie di consensi a voi, così, la cosa è tutta molto più normale. Certo, se ci sta lavoro, fatto una scelta di vita. Perché se noi non volevamo fare una scelta di vita, non stiamo a perdere anni e anni e anni in mezzo a una strada, no? Certo. Con l'acqua, con sola, a rivendicare i propri diritti. Normale. Qua che cosa noi stiamo chiedendo? Meno che stiamo chiedendo all'Unio Solo. È un nostro diritto. Certo. È un nostro diritto. L'ultima cosa, tutta questa crisi ma fatta nulla. Non parlo solo di noi. Noi italiani, ma fatta questa crisi. E l'ha fatto bene un vecchietto fuori a Palazzo Grazioli, quando è, gli dai 260 euro di pensione, tu hai cattato i miei 100.000 euro. E questa crisi la dobbiamo pagare anche noi. Con quale sangue? Con quelli che in effetti non ci stanno. Beh, ma la crisi la paghiamo noi delle masse popolari, ma secondo e come me stiamo a la loro, come le stiamo la, loro la crisi non la pagano per niente. Ci continui a voler proprio per raccontare, certo, scappano. Tutti indagati, ladri, indagati, mafiosi, qui stanno tutti gli aggettivi. Noi siamo mafiosi, noi siamo questi, e cioè, ma mettere questi cani in manganello. Speriamo che oggi non succeda niente, così nessuno si farà male. Anni non ci fanno paura. Lo so, signora. Anni questi cani non ci fanno paura. Ma noi veniamo bastonati per la nostra dignità, perché lavora la dignità della persona. Certo. E veniamo picchiate. Vediamo che cosa siamo arrivati a Napoli. Si chiede l'amore, mica si chiedono soldi. Un'altra cosa. Dite, signora. Questi hanno deciso di fare questa macagna a livello nazionale comune. Perché hanno avuto paura del 15 ottobre. E il 15 ottobre a Napoli ritornerà. Grazie signora, Rotti, vi ringrazio.